Io lavoro per voi, però signori, voi datemi una mano. Datemi una mano anche voi. Dovete solo aver fiducia in me. Basta. Io metto fuori 100 secondi e ve lo dico apertamente. Questo ragazzo, nella quinta estrazione del mese, fa miracoli. Il cristiano non è un uomo qualunque e non perché vuole sentirsi migliore degli altri, ma perché diventa migliore degli altri. E poi anche ovviamente regolare lo sforzo a seconda, un Sì. po' più stretta, un po' più morbida. E eccolo qua, il movimento è molto facile, è divertente perché poi in questo modo fai shopping e ti muovi anche. Esatto, ti metti in cucina, l'appoggi sul tavolo. Beh, Però comunque quanto scopano i veneti. Bravo Linus, questo è il nuovo corso. Linguaggio Così ti spericolato. Sì. voglio. Cruciani sarebbe orgoglioso di te. Utilizzi la rete fissa per ascoltare i consigli di gioco? Non sei abilitato agli 899? Da oggi risparmia e spendi la metà. E noi lo che stiamo facendo per voi è risparmiare il tempo perso, recuperarlo di tante maniere. Per quello un consulto con Osvaldo rappresenta voler veramente uscire di un buco nero, problema sentimentale, di famiglia, perché quasi tutti i guai vengono dentro la famiglia. Non tutti, per fortuna, però quasi tutti. In una famiglia che non c'è più armonia, in una famiglia che si sta perdendo il rispetto, in una famiglia che si sta spegnendo l'amore, il sentimento, la passione. Però quel sforzo che abbiamo fatto era per coniare un oggetto che la gente che lo vino a prendere, che ha vissuto il rituale va avanti per un anno, fino al giorno del vostro compleanno. Allora, ti dico tre cose che odio di un uomo. La prima orecchia sventola, la seconda se hai lo sguardo perso e la terza se sei un gran cafone non va bene. Ah raga, da dietro. No, no, non lo voglio Un'altra cosa che è importante, magari salutare il vicino, salutare il nonno, chiamare il fratello che è da anni che non si sente e via dicendo, non importa se non chiama, tu lo chiami, non ti risponde o non va bene. Ciao, arrivederci, il problema è tuo. Accompagna la crescita spirituale dei tuoi bimbi con immagini significative della nostra fede. Potrai acquistare un capoletto a forma di stella con l'immagine dell'angelo e il suono del carillon, insieme a una decina colorata con un piccolo angelo stilizzato che racchiude un ritratto di San Pio da Pietrelcina, più una coccarda grande con la foto del santo stampata su carta anticata. Tutto al prezzo super scontato di 60 euro. C'era un tizio che si alzò una mattina, domenica mattina, e disse alla moglie: "Oggi non andrò in chiesa e ti darò tre buoni motivi per cui non ci andrò." Disse: "Numero uno, non mi piace l'edificio, semplicemente non mi piace, non mi è mai piaciuto. Numero due, non mi piacciono le persone. E numero tre, non piaccio a loro. Posso dirlo? Mi guardano in modo strano, semplicemente non gli piaccio." E così lei prese posizione, come tutte le donne prima o poi devono farlo, e disse: "Beh, ti darò tre buone ragioni per cui ci andrai, caro." Disse: "Mi sono alzata e io ci vado. Numero due, i bambini si sono alzati e ci vanno. Numero tre, tu sei il pastore e si aspettano che tu sia lì." Anche tu. Sembra una patata. Fammi vedere. Dai, Marvi, non ci posso credere che l'ano di Nathan sembri una patata. Te lo dimostro. Zoom su questa. Se una persona ha sogni che vengono spesso e sono sogni negativi, brutti, si può fare un percorso che andiamo a levarli, anche con la foto o con la data di nascita. Faccio consulti anche a distanza. Il mio consulto a distanza, in realtà sono due, facciamo un primo consulto per capire la situazione, dopo 20 giorni ci risentiamo a vedere cos'è cambiato, perché ci lavoro un po' a distanza, e dopo il secondo consulto si capisce come al limite si può partire per percorso per levare quella problematica. Non perde mai potenza, forte degli uccelli, di ogni uccello, di ogni uccello, degli uccelli, degli uccelli, degli uccelli, degli uccelli. I bambini lo adorano, adorano degli uccelli, dei vari uccelli, tutti gli uccelli. Insomma, è un vero toccasana per la salute fisica e mentale e potrai richiederlo al prezzo vantaggioso che vedi sullo schermo.
Siete felici di essere qui oggi? Sì! Oggi conosceremo meglio gli uccelli. Chi sa dirmi a quale uccello sono i primi uccelli? Wow! Vediamo se riconoscete questo uccello. Possono raggiungere la lunghezza di 30 centimetri. Pensate, ragazzi, è la lunghezza di un righello. Non male, vero? Sì! Sono felice che siate interessati al mondo degli uccelli. Ah. Se va bene, va bene. Se non vi va bene, lo buttiamo nel cesso.